I tre poeti. In una casa c'erano tre figlie. La più grande sposò un dottore, quella di mezzo sposò un maestro, ma la terza, che era particolarmente sveglia e abile nel parlare, sposò un contadino. Per il compleanno dei genitori, le figlie vennero coi mariti ad augurare loro felicità e lunga vita. I suoceri prepararono un gran pranzo ai tre generi e offrirono loro un vino speciale. Il marito della maggiore, sapendo che il terzo cognato non era andato a scuola, volle però metterlo in imbarazzo. «È davvero noioso», affermò, «bere così, semplicemente. Associamo ai nostri brindisi un gioco. Ciascuno di noi deve inventare una poesia sulle parole cielo, terra, tavola, camera. Una poesia in rima e che abbia un senso. Chi non ci riesce dovrà, per penitenza, vuotare tre bicchieri». Tutti i presenti accettarono contenti, solo il terzo genero imbarazzato voleva lasciare la stanza, ma i padroni di casa non glielo permisero e lo obbligarono a sedersi. Cominciò allora il marito della maggiore. Voglio cominciare io stesso. Ecco la mia poesia. Superba in cielo vola la fenice, per terra mite la pecorella giace, a tavola io leggo, vecchio saggio, la serva chiamo nella camera di faggio. Il secondo proseguì. Ed ecco la mia. Nel cielo azzurro la tortora svolazza, l'oca giuliva si rotola per terra, studia l'uomo a tavola la guerra, mentre in camera la serva ramazza. Il terzo genero prese a balbettare cose senza senso. Costretto dagli altri, disse con voce roca. In cielo vola una palla di piombo, sulla terra si aggira un tigre, sul tavolo vedo le forbici, in camera chiamo lo stalliere. I due cognati batterono le mani e scoppiarono a ridere. I quattro versi non sono in rima, dissero, e inoltre non hanno senso. Una palla di piombo non è certo un uccello e lo stalliere fa il suo lavoro all'aperto. Perché lo vuoi chiamare in camera? Assurdo, assurdo, vuota il bicchiere. Ma prima che avessero finito di parlare, la figlia minore sollevò la tenda della stanza delle donne ed entrò. Per quanto irritata, non seppe reprimere un sorriso. Ma chi le ha detto che questi versi non abbiano un senso? Domandò. Se mi ascoltate, ve li spiegherò. In cielo, la palla di piombo ucciderà la vostra fenice e la vostra tortora. Sulla terra la tigre divorerà pecora e oca. Sulla tavola le forbici faranno a pezzi i vostri libracci. E in camera lo stalliere, beh, può sposarsi la vostra serva. Allora il marito della maggiore disse: Ben detto, cognata, tu sì che sai parlare. Se fossi un uomo saresti già da tempo dottore. Per penitenza li vuoteremo noi, i tre bicchieri.